Interrogazione a risposta scritta sulle barriere architettoniche. I sottoscritti Cangemi Giacomo e Burzotto Andrea, in qualità di consigliere comunale di Mazara del Vallo, presentano la seguente interrogazione. Premesso che la Costituzione della Repubblica Italiana, all'articolo 16, garantisce il diritto alla mobilità di ogni cittadino, la concreta fruizione di questo diritto per le persone affette da disabilità, sancito dal principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, sostituisce lo strumento e la precondizione indispensabile per ciascun individuo per poter esercitare tutta una serie di diritti, nonché per integrarsi nell'ambiente sociale, che l'amministrazione comunale deve garantire i diritti fondamentali. Considerato che a tutt'oggi è applicata parzialmente da parte di questo Comune le normative in tema di rimozione degli ostacoli di natura architettonica e sensoriale, le cosiddette barriere architettoniche, che pregiudicano la mobilità delle persone con disabilità e quindi la loro libertà di spostamento in modo autonomo, che in particolare tale situazione è stata evidenziata da alcune vicende riguardanti persone con disabilità che si muovono in sedie a rotelle, impossibilitate a muoversi in autonomia a causa del persistere delle presenze di barriere architettoniche presenti anche nei vari comuni e uffici comunali. Che tale vicenda dimostrano anche l'assenza da parte di questo Comune di una programmazione per l'eliminazione del tempo delle barriere architettoniche. Interroga per sapere se questa amministrazione ritiene necessaria quanto prima intervenire per abbattere definitivamente tali barriere, visto che i diversamente abili da quasi 30 anni ne attendono l'attuazione e non sono sicuramente tempi da paesi civili. Che rispetti e tuteli chi ha già costretto a vivere in una situazione svantaggiata, per sapere quali siano stati o saranno gli interventi che il Comune di Mazara intende adottare al fine di eliminare definitivamente le barriere architettoniche in ottemperanza di un obbligo di legge previsto da 25 anni, per sapere quando prevede di compiere tali interventi. Vede Presidente, questa interrogazione, e mi auguro che questa non cada nel dimenticatoio come tutte le interrogazioni che io e il collega Giacomo Cangemi abbiamo in questi quasi 2 anni presentato ripetutamente, mi auguro che questa, che è un'interrogazione molto sensibile e che tutti sappiamo quanti problemi ha un disabile, perché noi persone che non siamo affetti da disabilità non abbiamo difficoltà a scendere un marciapiede o a salirlo o a entrare in un qualsiasi ufficio comunale. Questa interrogazione è nata circa un paio di settimane fa, così parlando con il collega Cangemi, e ci stavamo recando all'ufficio a Sant'Agnese, all'Economato, e abbiamo visto là una persona disabile in carrozzella che non poteva entrare nell'ufficio perché non c'è la rampa di accesso e che aspettava che qualcuno chiamasse l'addetto perché aveva una problematica di una bolletta che doveva avere. Bene, l'abbiamo dovuta chiamare noi l'addetto. Ora era una bella giornata e non pioveva, ma mettiamo caso che magari si metteva a piovere, sto povero Cristo era là sotto l'acqua aspettando che magari qualcuno chiamava l'addetto, oppure siamo in un mondo, in un paese civile, e questo fa male, perché dovremmo avere un po' più di attenzione per le persone che hanno qualche difficoltà in più rispetto alle persone che deambulano in modo normale. Questo è anche un aspetto di sensibilità oltre che di umanità. Quindi mi auguro che il Comune si attivi anche per quegli uffici che già sono dotati, per dire, io ho notato che c'è una poltrona mobile dall'altra parte all'ufficio qui al Comune, però all'ufficio tecnico, però non si sa se questa funziona, perché non ho mai visto che gli addetti ogni tanto magari la mettono in funzione, perché magari quando è che serve è bloccata, non funziona perché la giusta non si fa la giusta manutenzione.